Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, come dio sempre, ci eravamo lasciati qui in attesa di iniziare la prossima partita. In questo caso la partita contro l'Ascoli. Partita, vabbè, come vedete in trasferta, tanto mentre parlo vado avanti. E niente, speriamo di comunque, come dio sempre, toccandomi clamorosamente le palle, di iniziare il video in maniera dignitosa, soprattutto, anzi specialmente, dal punto di vista del risultato. Tanto vi metto vantaggiato al posto di Mavic, che è parecchio stanco, così come metto Barella al posto di Odechic, che anche lui è bene o male sugli stessi livelli di stanchezza. Qui per il resto no, va bene così. Sa, Castagne, non so se... no, va bene, tanto gioca. E niente. Voglio comunque ricordarvi che, per chi non lo sapesse, la nostra posizione in classifica attuale comunque è quella del secondo posto. Siamo a 2 punti, sì, siamo secondi, se non sbaglio a 6 punti dal Cagliari, che è primo, e non mi ricordo avanti di preciso, però bene o male, tipo forse 4 punti invece dalla terza. Quindi diciamo che anche se non siamo primi e non siamo messi benissimo, siamo secondo me messi piuttosto bene. Però chiaramente è ancora lungo, siamo bene o male a metà, poco più. Quindi niente, andiamo a giocare e vediamo un po' cosa succederà. Iniziamo, sotto l'acqua, Ale. Va Danilino! Dio monode. No, oh. No, meno male. Vai Nascio, aggressivissimo, vai e... No, io ce l'ha sempre, ce l'ha sempre. Dio, rigore! Mamma mia, Nascio di prepotenza. Rigore meritato, rigore giusto tra l'altro, perché era fallo netto. E niente, via, che ci va la battuta. Io proprio a Nascio. Ole! Via Nascio! 1-0, la sblocca lui. Noi ragazzi non mi ricordo dove siamo. Mi pare siamo... Kevin, pronto un giro. Comunque, 1-0, Ian Ascio. La sblocca lui. No, Kelechi, ma c'è Kevin, ma perché? Kelechi. Boh, cazzo si pronuncia. Insomma, finisce così il primo tempo, 1-0. Partita sbloccata all'ultimo grazie a Ian Ascio. Sia per appunto il gol, ma anche per come l'ha fatto venire, perché di prepotenza si è conquistato il rigore. E niente, via, 1-0. Va bene così, non si rischia nemmeno più di tanto. E quindi andiamo a farcela tempo, sperando di rimanere su questi livelli qui. Attenzione, Pascotto è una posizione invitante. Dio bonode, boia. Di po', ragazzi. Voglio fare un cambio, anzi, dei cambi. No, non lo so se ne faccio uno o più di uno. Allora, tanto vabbè, Musonda al posto di Pasquato, che è un po' stanchino. E poi voglio mettere Calabresi, ma ne faccio due. Al posto di Castagni, che comincia un po' a essere stanchino. E anzi, levo anche Abne e faccio questo cambio. Vi che Sarri, se non sbaglio, sa... Non sono sicuro, però mi pare sa giù anche terzino sinistro. Ci può stare. Vabbè, resta il fatto che lo schioccolo ugualmente. Tira Barella! Mamma mia! Niccolò Barella, 2-0, fa tutto da solo, anche rischiato, perché c'era il rischio di mettere la bassa palla. Rischio comunque che è andato a buon fine, ma riguardiamo il gol, comunque è un bellissimo gol. Bacchetti, Barella la butta dentro. No, cosa fai Emerson? No, Emerson no, non la fa riaprì. Sì, che ho detto Emerson, vabbè, resta rifatto. Presa. Mamma mia, meno male. Se no si riapriva, sai. E tuttora c'ho l'incubi della partita contro la Salernitana, eh? So se ve la ricordate. Quindi meglio non prendere il gol. Guardalo. Tira Ianascio. Dio buono, ha tirato una petina. Vai Ianascio, scoppialo. Kennedy, che cazziamo, Clashy, Ianascio! Vabbè, lo volevo dirvi, ho fatto anche il flop.
Non so come cazzo siamo. Comunque 3-0. Alizio. Per bomba scappiata, di attiveri. Fai rivedere questo nome lì. Kelechi, mi pare. Vabbè. 3-0. Finisce così. Partita clamorosamente vinta. Clamorosamente, anzi, meritatamente vinta. 3-0 netto, più che meritata, appunto. E niente, super prestazione di Kelechi Iheanacho, che oltre a fare la bellezza di due gol ha veramente smostrato oggi. Va bene, comunque, 3-0. Cosa molto importante che mi sono dimenticato di dire della partita contro l'Ascoli prima è che comunque si è allungato sull'Ascoli, che era ed è quarta, perché comunque l'importante arriva almeno terzi. Quindi ora sono ben 10 punti dalla parte che era appunto l'Ascoli, anzi che era e che è tuttora l'Ascoli. Comunque dai, andiamo a fare la seconda partita. Mi sono un po' incasinato, ma spero abbiate capito cosa volessi dire. Insomma, si va giù a sempre fuori casa, cioè ovvero in trasferta contro il Modena. Vediamo un po' invece la squadra lì come è messa. No, direi di iniziare così. Ma qui Old Chic hanno riposato, quindi vai. Di buono, di potevo mettere luci. Magari al posto di Schiavone, tanto per alternare un po'. Vabbè, male lo farò entrare nel seno tempo. Insomma, iniziamo. Stavolta, meno male, c'è il sale. Vai, Mopi! Vai, Mopi, tira! No! Vai, va il culo di testa! Eccolo! E che culo, però giusto sì, dai! Il tiro di Mopi è stato piegato da qualcuno, non è entrato, deve essere detto, vuoi vedere? Boh, vabbè, dai, più che giusto. Ma che... stato... No, Mopi! Eccolo di... Buono, vai! Aio, guarda Belingheri, di... E Romo vola e la fa sua. No, perché non ho tirato? Dio buono, di... Volevo scartare il portiere. Tira Iheanacho! Mamma mia! Mamma mia! 2-0! Iheanacho! Kelechi, maremma puttana, no? Fatevelo rivedere il nome. Kelechi, oh! Anche se è Kelechi, per me rimarrà Kelechi. Insomma, finisce sì il primo tempo, 2-0. Anche questa volta partita chiaramente, anzi decisamente dalla nostra parte. Giusto, aver fatto due gol. E niente, doveva farsi uno tempo. Cambio. Dove dire, c'è quello... tutti stanchi, sono tutti per schiantare. Allora, si mette. Lusci al posto di Pasquato. Anche se non è il suo ruolo ideale. Poi. No. Vantaggiato al posto di Mopi. E poi Barella al posto di Iheanacho. Ora voi dite, ma cosa ci combina? Anzi, scusate, l'ho sbagliato. Mettiamola al posto di Fedato, vai. Qui lasciamo Iheanacho, che avevo visto è più stanco. No, comunque l'idea era averla disposta a Fedato in attacco e Barella sulla sinistra, eh. Se usciva Iheanacho. Vabbè, comunque, giochiamo. Vai Barellino! Entra! Dopo nemmeno 3 minuti! La butta dentro! Nicolò Barella! 3-0! Oh, due volte di fila, due volte di fila e fa il gol! Da Barella, bomber nascosto! 3-0! Finisce così, 3-0! Partita verosimile all'altra, quella precedente, predominio nostro, risultato uguale, però credo addirittura che... No, forse è stata più complicata questa dell'altra, se si va a vedere i tiri in porta, resta il fatto che sono stati tiri abbastanza poco efficienti, chiamiamola così. Comunque 3-0, credetemi, meritato vantaggio e vittoria nostra. Andiamo a fare la terza partita, però prima di iniziarla vorrei farvi vedere che per nostra fortuna l'Ascoli ha riperso e il nostro vantaggio dalla quarta è addirittura di 13 punti e è un'ossa veramente veramente importante. Comunque era niente, torniamo a giocare in casa, andiamo a giocare contro il Cesena e niente, andiamo a giocare e guardiamo un po' di continuare su questo andazzo. Bea si rigiò sotto l'acqua.
Stavolta però in casa, appunto. Dai, bimbi. Voglia Nascio! No! Boia, l'ha levata il difensore di... Bello schiavo! No! Pensavo fosse go! Di quanto è uscita? Tira fedato! Maremma buona di... Aia! Maremma cane! 1-0, si è sbagliato un pochino le scivolatine, un po' di posizione in difesa. Insomma, dopo 27 minuti 1-0 Cesena. Che è lui, cascione. Tira! Maremma cane! Insomma, finisce sì il primo tempo, 1-0, ma dei bimbi. E loro un tiro un go, noi a 2 ore si prova sia a riequilibrarla, ma quando sarà solo 0-0 andare in vantaggio non ci riesce a fare bene. Mamma mia Romo, mamma mia cosa ha preso Romo. Tirando chic, no, cambio, bisogna fare di ambivi. Allora smette Lusci, vai, e si mette Barella al posto di Mofì. No, io ho sbagliato, vai. E Pasquale si mette via. Via. Boh, proviamo sì. Niente vantaggiato stavolta. No! Via, chiuso. Chiuso. Tra l'altro chi è? Sempre Cascione. 2-0, ma vedrai sì. Insomma, finisce sì, 2-0. 2-0 forse un po' è meritato. Lo dico no perché ho perso, perché lo sapete, io cerco di essere più realista possibile. Però ora vorrei vedere un attimino le statistiche. Guardatevi, ora è vero che prima anche quando ho vinto 3-0 è successa la stessa cosa, però ragazzi, vedete la differenza fra me e loro è la precisione dei tiri, soprattutto. Insomma, vabbè, ci può stare di perdere. L'importante è non demoralizzarsi. Insomma, andiamo a fare la quarta partita di questo video. Insomma, andiamo a fare questa quarta partita, si va a giocare laggiù contro il Latina. E niente, prima di iniziare volevo farvi vedere la classifica che... Anche se comunque siamo, addio, è andata via. Diciamo con una partita in meno in confronto alle altre, siamo a 58 punti, c'è la bellezza di 12 punti che male vada sarebbero 9 perché Cagliari continua a vincere, a macinare punti in maniera impressionante. E siamo, che l'Ascoli ha superato il Bari, diciamo, quindi era importante guardare il Bari, dov'è? Siamo per ora a 8 punti dal Bari. Se dovessimo vincere andremo a 11. Comunque è sempre tanto, però purtroppo non è più 13 come prima, la differenza fra noi e la quarta. Vabbè, insomma, andiamo a giocare, speriamo un po' di tornare sull'andazzo di inizio video, ecco, e non quello che purtroppo è venuto fuori con l'ultima partita. Io ho tornato Ricci, ho visto Ricci in porta, facciamoci il segno della croce, e ora un attimo ve lo mette, almeno per questa partita, Luci. Sì, ormai, diciamo, il titolare non fisso, però quello che... ho messo nella formazione predefinita Schiavone, magari non so, sale un po' di qualità. Insomma, vabbè, dai, a parte questo CV giochiamo e speriamo bene. A riborda ho l'acqua, diluvia, come sempre. Boh, vabbè. Dai, eh. Cazzo, cazzo, cazzo. 1-0, primo tiro. Primo gol, fra l'altro, vabbè. Dio buono, io non so se è... Vabbè, a parte qui era difficile uguale, però non so se magari si poteva esserci Romo. Se la poteva prendere, appunto, no. Vabbè, comunque 1-0. Tira, Mofì! Madonna! Vai, Pasquato, tira! Eccolo! Pasquato! Riequilibra tutto! Boia di! Boia di! Boia di! Finalmente! Ale! Finisce sì, primo tempo, 1-1. Vabbè, dai, forse forse ci può anche stare, perché anche noi non è che abbiamo fatto chissà cosa oltre al gol. Se andiamo a farci il tempo, guardiamo un po' di proprio fare i bartoni.
No, no, no. Mamma mia, meno male. Ale, stavolta Ricci l'ha presa. Vai Pasquato, fai doppietta, eccola lì! Pasquato, 2-1, doppietta per lui tra l'altro. Eccolo lì, rimonta completata. Ale De, anzi partita ribaltata. Da 1-0, appunto la perde, andà per ora a vincere 2-1. E lo dico toccando di bene bene coglione. Pasquato, ancora lui. Cambio fra l'altro. Via, ora metto vantaggiato al posto di Mopi. Barella al posto di Pasquato, standing ovation per lui. E Schiavone al posto di Lusci. E Ale. Vai Anacio! Vai Ciccio! Fai viaggiare vantaggiato! Maremma cane, come non si sfruttano queste occasioni, die! Lo farò, Danielone! Tira Danielone! No, palo, non ci voglio reni. Sempre lì. Vai, che cazzo, no, via, bimbi. Non si riesce a chiudere la partita, eh? Qui si rischia. Ale, via, meno male. Si è vinto, siamo tornati, per fortuna vince. Meno male, appunto, dicevo, per il discorso che, sai, quando non ti riesci a buttarla dentro, poi alla fine, quell'altra, alla prima occasione che c'hanno, boom, ti purgano. Invece sì, meno male non è stato, e niente, 2-1. Siamo tornati appunto alla vittoria, fammi attirare la classifica. Buono, 11 punti appunto, come dicevo, prima di iniziare dal Bari. E bene così. Partita super importante, quella che andiamo a fare adesso. Si gioca in casa contro il Bari. E niente, se si dovesse vincere si allunga dalla Varta, perché non ho fatto caso alla vinta quant'è comunque, però almeno dal Bari stesso di 14 punti. Quindi niente, dai, iniziamo con la formazione così e speriamo bene. Tornata anche Roma, meno male. E dai, che per ora, diciamo, il bilancio, anzi il rapporto è positivo. 4 partite fatte, 3 vinte e purtroppo una persa. Però quel 3 vinte mi garba parecchio. Insomma, la maggior. Dai, ma basta, ma diluvia sempre, ma così è. Vai Anacio. Mamma mia, mamma mia, che culo. Autogol. Però per me rimane gol di Anacio, anche se non viene segnato a lui, è uguale. Da lì, dai, però. 1-0, clamoroso autogol, ma va bene così. Vai Abner! Tira Abner! No! No! Mamma mia! No! Via! Dai, prende il gol. 1-1, cazzo è lui. Boateng. Vai Anacio, no, proprio sul finale te l'hanno levata. 1-1, finisce così il primo tempo. Peccato però, perché mi è rimasto lì strozzato quell'occasione che ho alla fine, vabbè, ripeto, chiaramente il gioco che ho buttato via con Abner, Dio buono, Dio. Che fra l'altro lui è mancino, sono andato a rifinito come mai sul destro. Proprio l'opposto. Vabbè, via, oh. Però ci siamo, siamo in partita. Sta a vedere. No! Mamma mia! Diventa uscito. No! Ma puttana la miseria. Puttana la miseria. Altro mi sono portato male a dire così a fine primo tempo. Siamo in partita. Maremma cane, ci volevo per niente. Vai fidato. Vai Mopi. No. No. No, l'ho tirata in bocca. Peccato. Si va a perdere 2-1. Cioè si va a perdere, siamo andati a perdere 2-1. Peccato però, perché se fossi stato in grado di concretizzare
tutto quello che ho creato, non dico che andavo a vincere, ma sicuramente la pareggiavo. Purtroppo sì, non è stato. Ora il Bari stesso, anziché 11, dista da noi, guarda lì che possesso fa la differenza, vabbè, dista da noi di 8 punti, che comunque meno male non sono pochi, seppur non siano tantissimi, però niente, un po' mi gira le scatole, però vabbè, ci può stare. Andiamo a fare l'ultima partita di questo video qua, la sesta. Sono tornato a 6 dopo averne fatte 5 nel precedente, tanto visto che Schiavone è diventato un 69 così come il 74 e Anacio, e niente, però ora voglio fare già a Lucci un po' di turnover, che Lucci, se non sbaglio, la settantatura è calata, avete visto? E poi si fa giù un po' Emerson, vai, via, andiamo a fare l'ultima, vediamo come, anzi, cosa succederà. Boh, incredibilmente non piove, c'è il sole. Insomma, andiamo giù. No, presa, meno male, vai, bravo Romino. Vale, 0-0 sempre. Tira, Anacio! No! No! Cosa t'ha preso, die? Vamo più, tira! Madonna santa, aspetto sempre all'ultimo per tirare. Finisce sì il primo tempo. A parte, se non accorto, c'è un pubblico veramente silenzioso a bestia. Vabbè, però, a parte questo. 0-0. Giusto, però, come sempre, non mi riesce a concretizzare quel poco che ho creato. Giusto perché, appunto, le occasioni vere e proprie sono state poi sia da parte nostra che da parte loro. Però dei peccati, mi riusciva a sfruttare qualcosina ogni tanto. Tira Pasquata, almeno te! Cazzo! Boia te! Che bomba ci ha tirato te! Pasquato! 1-0! La sbocca lui! Un attimo! Tra virgolette! Rattristato! Perché non aveva buttato dentro il gol di prima, il tiro di prima! Però poi si è rifatto subito dopo passione questa bomba Winner 7. Alede, Cristian Pasquato, 1-0. Vai, vai Lucino, bella roba. Lo farò Mopi. No, no, Mopi no, dai però. Così no. Cambio. Allora, Mopi si leva, che oggi sia per la stanchezza, per la prestazione non è in forma. Anzi, poi si leva Lucci e si mette Busonda. Un po' di turnover, via. Mamma mia Pasquato, ma che pro ne fa un altro. Bravo il portiere di loro che, se non sbaglio, è Pigliacelli. Se non sbaglio. Eccolo lì! Francesco Pedato! 2-0! Partita, spero, virtualmente chiusa. Olè! Vai Musonda, vai! Oh, via! C'è anche spazio per Kelechi Iheanacho. 3-0. Ora sì, partita giusta, lo dico. Vai vantaggiato. Guarda se c'è spazio anche per te. C'è spazio anche per Danielone. 4-0, vantaggiato. Insomma, finisce così. Una partita, niente, dominata bene o male, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo, appunto, ragazzi, stava 0-0. E niente. La cosa strana è che questo, per quanto riguarda almeno queste partite di questo video qua, le partite sono vinte bene o male, sono vinte alla stragrande, tipo 3-4-0. Era male tutte. E invece poi si va a perdere parte perché non si riesce a buttare dentro una. Cioè, avete visto? Voglio dire, è strana come cosa. A volte ogni tiro si fa go, a volte se ne fa 2000 di tiri e ne entra nemmeno una. Vabbè, questa è una particolarità mia che volevo farvi notare. Vabbè, la storia di fatto è che ho visto una sabellina, ovvero che il Bari ha perso.
Quindi siamo tornati un'altra volta a 11 punti dal Bari, ma addirittura siamo a 12 punti dal Modena, che è quarto. Vabbè, comunque, questo, come ho detto, era l'ultima parte del video. Niente, spero che comunque, soprattutto ora che stiamo andando, diciamo, sul finale, siete anche voi curiosi di sapere cosa accadrà. Sono io in primis, quindi, che sono che Joe. E niente, quindi niente, arriviamo come sempre a conclusioni. E come sempre, innanzitutto voglio ringraziarvi per la visualizzazione. E poi voglio ricordarvi di mettere un bel mi piace al video, sempre se volete, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così che potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti i video appunto inerenti a questa serie, ovvero Livorno State of Mind. Via, detto questo, niente, un attimino, prima di lasciarvi, vabbè, faccio il classico sinovì. Voglio un attimino vedere per curiosità contro chi giocheremo la prossima. Un attimino, vi... bello, vabbè, qualcosina in più a Enasce Mopi. Vado a vedere contro chi è la prossima. Oh, aio, aio, aio. No, pensavo fosse il Cagliari, scusate. Invece è il Como. Niente, via, è una partita tutta da vedere, via. Niente, vi saluto, al prossimo video, ciao a tutti.